con lo storage si riesce a massimizzare questo risparmio in maniera importante. Abbiamo tre simulazioni con una capacità di accumulo diversa, nessun accumulo, 1 kWh di accumulo giornaliero, 3 kWh e 5 kWh. Con 5 kWh si riesce a risparmiare l'85% del costo finale di energia rispetto ad un utente normale. Quindi con un impianto fotovoltaico, una batteria, si riesce a ridurre il costo della bolletta, lordo, compreso IVA, poi c'è tutto il ragionamento sulle IVA, le accise e altro, di circa l'85%, con una tecnologia già disponibile, già pronta. Ma che cos'è questo sistema di accumulo alla fine? Un po' più piccolo di un frigorifero, ha una potenza in uscita di 5 kW, quindi ti fornisce potenza alla casa, oltre a quella che un utente ha dal contatore. Quindi se uno ha 3 kW nel contatore e ha un sistema di accumulo da 5, può arrivare ad assorbire i 5 kW che ha dal sistema di accumulo, senza problematiche di contatore che scappa. Si diventa più indipendenti rispetto alla rete pubblica, rispetto ai vincoli della propria fornitura. Sistema batteria 48 volt, batteria al piombo. Ora vedremo perché si è scelto di utilizzare questa tecnologia e dove comunque si va, verso quale tecnologia si va per migliorare le prestazioni e le performance dei sistemi di accumulo. Tanti grafici, tanti numeri, però io però non ci credo. Questo è un caso reale monitorato. Senigallia, uno dei primi sistemi di accumulo installati, è stato installato nel 2013, quando ancora la normativa non contemplava i sistemi di accumulo nelle abitazioni.